Arancia meccanica di Anthony Burgess. Andai all'ascensore, ma non c'era bisogno di premere il chiamino elettrico per vedere se funzionava o no, perché quella notte l'avevano festato proprio cinebrivido, con le porte di metallo tutte piegate, una prova di forza davvero eccezionale. Così dovetti farmi tutti 10 piani a piedi. Salii bestemmiando e ansimando, perché ero stanco di macerie, se non di cervello. Quella sera avevo una voglia di musica da morire. Forse era stata quella quaglia canterina del Corova a metterla addosso. Volevo un'orgia di musica prima di farmi timbrare il passaporto alla frontiera del sonno, fratelli, e prima che il cancello a strisce si alzasse per farmi passare. Aprii la porta del 10-8 con la mia piccola cruccia e dentro ai nostri migni quartieri tutto era silenzioso perché il P e la M erano in Sognolandia e mamma mi aveva lasciato sul tavolo la mia migna cenetta, un paio di spesse pancarne in scatola e una trincia o due di brombo e burro e un bicchiere di mommo freddo. Oh, il vecchio mommo senza coltelli né sintemesc né drenascom. Ormai qualsiasi innocente bicchiere di latte mi sembra ambiguo, fratelli. Dunque bevvi e mangiai ringhiando perché avevo più fame di quel che credevo e presi anche la torta di frutta dalla dispensa e me la ficcai a pezzi del truglio, avidamente. Poi mi pulii i denti con la slappa, facendola schioccare e andai nella mia tana liberandomi delle palandre mentre camminavo. Qui c'era il mio letto e il mio stereo, orgoglio della mia 6 giorni, e i miei dischi nell'apposito armadio e bandiere alle pareti, una specie di ricordo dei giorni del correzionale da quando avevo 11 anni, fratelli, ognuna contrassegnata dal nome o dal numero. Sud 4, divisione Metro Corxol Azzurra, i ragazzi di Alfa. I piccoli altoparlanti del mio stereo erano disseminati per tutta la stanza, sul soffitto, sulle pareti, sul pavimento, e così quando ascoltavo la musica disteso sul letto, ero come intrappolato e impigliato dentro l'orchestra. Ora, quello che mi andava di sentire quella sera era il nuovo concerto per violino dell'americano Geoffrey Plautus, suonato da Odysseus Corelios, con la Macon Georgia Philharmonic. Così lo feci scivolare fuori dalla fila ordinata degli altri dischi e lo misi su e aspettai. Poi, fratelli, venne. Oh, estasi, estasi celeste. Giacevo tutto spalandrato verso il soffitto, il planetario sulle granfie, fari chiusi, truglio aperto per la beatitudine, snicchiando il fiotto di meravigliosi suoni. Oh, era magnificenza e magnificità fatta carne. I tromboni sgranocchiavano oro rosso sotto il mio letto e dietro il planetario le trombe fiammeggiarono argento per 3 volte e là vicino alla porta i timpani rotolarono dentro le mie viscere e poi uscirono e si sdrigolarono come tuoni di zucchero. Oh, era la meraviglia delle meraviglie, e poi come un uccello dei più rari che vorticava metal celeste, o come vino d'argento che scorreva dentro una nave spaziale con la gravità che non aveva più senso, arrivò il violino solista sopra tutti gli altri archi, e quegli archi erano una gabbia di seta intorno al mio letto. Poi il flauto e l'oboe perforarono come vermi di platino la spessa, grossa caramella oro e argento. Ero in piena estasi, fratelli. P e M, nella camera accanto, avevano ormai imparato a non bussare sul muro per lamentarsi di quello che chiamavano rumore. Gliel'avevo insegnato io. Ora avrebbero preso i sonniferi, o forse, sapendo la gioia che mi dava la musica di notte, li avevano già presi. Mentre snicchiavo, i fari ben chiusi per chiudere dentro la beatitudine che era meglio di ogni zio o dio sintemesc, avevo delle belle visioni. C'erano dei martini e delle quaglie, giovani e bigi, distesi per terra che chiedevano pietà urlando, e io che gufavo a truglio spalancato e gli maciullavo le biffe con lo stivale. E c'erano delle mammole a brandelli e scriccianti contro il muro, e io che mi immergevo come una daga dentro di loro. E infatti, quando la musica aveva un movimento solo, salii in cima sulla torre più alta. Allora, disteso lì sul letto, con i fari serrati e le granfie sotto il planetario,
Mi frantumai e spruzzai e gridai «Ah!» per l'estasi di tutto quanto. E così quella bellissima musica scivolò verso la sua fine luminosa. Poi misi il magnifico Mozart, la Jupiter. E ci furono altre visioni di biffe da essere maciullate e spiaccicate. E dopo quello pensai che mi ci voleva un ultimo disco prima di passare la frontiera. E volevo qualcosa di bigio e forte e molto fermo. Così misi Johann Sebastian Bach, il concerto brandeburghese, solo per viole e violoncelli. E snicchiando con una specie d'estasi diversa da prima, locchiai di nuovo il titolo sul foglio che avevo sciancato quella sera. Sembrava tanto tempo fa, in quel cottage chiamato casa mia. Riguardavo una certa arancia meccanica e ascoltando quel John Sebastian Bach cominciai a azzeccare meglio quello che voleva dire e pensai, continuando a snicchiare la magnificenza bruna del bigio maestro tedesco, che mi sarebbe piaciuto averli festati più forte tutti e due e averli fatti a pezzi lì, sul loro stesso tappeto.